Bene, amici di Arte e Cultura, benvenuti in questa 162esima puntata, ecco, del programma televisivo Arte e Cultura. E dopo circa, insomma, 150 puntate trasmesse su Telesud, adesso, come fanno delle grandi anche televisioni, ecco, come la Rai, la Mediaset e tante altre, ecco, continuiamo attraverso i social, ecco, attraverso YouTube, Facebook. Questa puntata viene trasmessa da questa splendida Villa Claudia, ecco, dove risiede il nostro illustre ospite. È stato un fautore per diversi anni degli incontri a Palermo al Centro P3, ecco, cominciando con alcuni tra i più illustri protagonisti della letteratura del secondo Novecento, con i quali aveva frequenza, della quale ha dato testimonianza nel pamphlet, romanzo letterario palermitano. Ecco, sto parlando, ecco, del poeta Elio Giunta. Ecco, per me è veramente un privilegio e mi sento veramente, ecco, uno strumento solamente di comunicazione, perché non sarei all'altezza veramente, ecco, di sostenere un'intervista su di lui. Poeta, scrittore palermitano, vanta lunghi decenni di attività come docente di letteratura e come critico, ecco, ed opinionista su quotidiani e riviste. Ne fanno fede con numerose pubblicazioni, tra le quali da considerare di maggior rilievo Penultima lezione, Elogio del pessimismo, Dacci oggi la nostra mafia quotidiana, Il diritto al disprezzo, Antologia del pensiero scomodo, Ripensare l'unità d'Italia, Dal dique e nozze, Tribunali ed Are saggio sulla crisi della civiltà contemporanea. Di rilievo anche le monografie d'arte Caravaggio, Andrei, Luis & Co. E poi Paul Gauguin, Nicolai, Cristoli, Waff. Ecco, da ricordare, ecco, altre opere, anche alcuni suoi titoli di narrativa: I moralisti, Storie d'amore, Seminario dell'adolescenza, Dal diario di Orazio Cantelo. Ecco, tra le sue opere di poesia più note, lasciatemelo, ecco, fare questa introduzione perché è doverosa: recuperi possibili, Bivacco immaginario, Dai margini inquieti, La mia città, dove è stato presentato in una puntata appunto di Arte e Cultura, ecco, in un caffè qui a Palermo, un caffè prestigioso, ecco, è stata presentata La mia città, ecco, nella puntata di Arte e Cultura. Si legge un suo scritto critico: non si è poeti perché se ne è avuta investitura o perché qualche amico conoscente prestigioso, ecco, ti ha esaltato, ti esalta sui giornali che contano, lo si è perché si è in possesso, ecco, di un io destinato ad offrirsi agli altri. Ecco, io mi fermo qui e poi, ecco, continuiamo, perché veramente c'è molto, ecco, da raccontare. E allora io la mia, ecco, curiosità, ecco, come vede la cultura in Italia? Bene, intanto per dire come vedo la cultura in Italia, va bene, comincio col dire che ho avuto vicino qui a me la gentilissima e bellissima Roberta Armetta, responsabile di questa struttura dove io mi sono rifugiato e dove io ho completato i miei lavori, compreso l'ultimo romanzo che sta per uscire. La qui presente Roberta, con la sua bellezza, grazie, esprime quello che io intendo dire sulla situazione della cultura italiana. Uno degli elementi, degli argomenti di questa cultura è il rapporto con la femminilità. Ecco, questo rapporto secondo me è piuttosto vasto. Difatti io ho avuto modo di scrivere in un articolo intitolato Cosa si pensa in tempi in cui si pensa poco, va bene? Io ho avuto modo di scrivere che oggigiorno non si fa che dire danno più potere alle donne, va bene? Non si deve discriminare il genere femminile,
va bene, ma non ci si accorge che battendo troppo su questo tasto si è finito per offendere le donne, quasi che si prevede che il loro potere, il loro dare sia per obbligo della modernità e non per il loro valore. Invece non si dovrebbe smettere di dire l'uomo e la donna sono la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Va tutelata la femminilità, che è un dono della natura. La femminilità è accompagnata al concetto della bellezza, la quale bellezza, va bene, è il fondamento di una civiltà che vuol progredire, non come la nostra invece, che non fa che imbarbarirsi. Questo è il primo elemento, va bene, il primo argomento tra i tanti che io penso sull'andazzo di questa nostra civiltà. Grazie alla magnifica e bella Roberta che mi fa qui compagnia. Io ho lasciato presentare, ecco, al nostro caro poeta di giunta la presentazione della nostra ospite, ecco, Roberta, proprio perché, ecco, ho potuto esprimere un concetto che, ecco, ci riempie il cuore, veramente. Ecco, l'altro argomento, perfetto, che riguarda il mio modo di vedere questa nostra realtà sociale, va bene, e va bene il fatto che oggi vige una mentalità, va bene, che ha scarsa attenzione per il futuro. Tutto è prevaricare con la ricchezza sui beni umani, va bene, favorire il PIL, va bene, anziché il progresso. Per il progresso dell'umanità, il progresso dell'umanità si misura sulla base della dignità dell'uomo. Più l'uomo acquista dignità, più la civiltà progredisce. Più, è vero, impazziamo per la tecnologia, più disumanizziamo e più diventiamo incivili. Questa è queste sono le mie considerazioni sull'attualità, considerazioni che faccio non come poeta, ma come uomo che pensa e come uomo, va bene, che dà il suo contributo a quella che è, va bene, l'andazzo della civiltà. Ecco, voglio continuare, ecco, con questa, ecco, introduzione. Aggiunge in un'intervista, ecco, realizzata e pubblicata da Cultura Elite, curata da Gino Pantaleone, dice professore Di Giunta: per quanto mi riguarda, l'io del poeta filtra il tempo nel tempo e non credo che ci sia poesia di spessore se essa non coincide con la filosofia del vivere il tempo, del soffrire il tempo, del dannarsi nel tempo auspicandone qualche riscatto. Diciamo che c'è sempre questa figura del tempo. Ecco, è il tempo, va bene, che, diciamo, filosoficamente parlando, va bene, porta al senso dell'inquietudine. L'inquietudine che l'opposto della superficialità, e l'inquietudine, secondo me, è, diciamo, l'unica prerogativa che l'uomo, che l'intellettuale oggi può offrire nello andazzo, appunto, del tempo. L'inquietudine dovuta alla ricerca filosofica del senso della vita. Senso della vita che poi
si conclude con l'essere un mistero, perché se ci si domanda, va bene, perché siamo nati, perché siamo voluti nascere, certamente no, ma siamo costretti a vivere, perché, non abbiamo scelto la nascita, ma una volta che siamo nella vita, il nostro compito è di tirare avanti. Di tirare avanti. Come tirare avanti? Tirare avanti cercando di occupare il più possibile elementi di positività, cioè rendere la vita, questa vita che ci è concessa, renderla la più agevole possibile. Come? Si pensa che ci siano tanti sistemi, no, ce n'è uno solo ed è l'amore, è soltanto l'amore. Io ho pubblicato tempo fa, circa otto anni fa circa, un saggio sulla crisi della civiltà contemporanea. Mi dispiace che questo saggio sia stato, nonostante che abbia avuto la prefazione del noto antropologo Nino Buttitta, va bene, non sia stato preso nella debita considerazione, nonostante che quello che lì si dice, va bene, oggi lo dicono tutti, va bene, gli elementi della società contemporanea, della realtà contemporanea, cioè che reggono la realtà contemporanea, sono i soliti tre: l'amore, il rapporto in due, la religione e la giustizia. Sono questi i tre elementi che reggono la società. Ebbene, a ben guardare oggi e esaminare questi tre elementi della società, li troviamo in crisi. Crisi dovuta a che cosa? Appunto, va bene, a questo vivere un momento che il vecchio professore Titone, storico e letterato di cui io sono stato collaboratore, va bene, avrebbe detto, va bene, tempo di retrocessione. La società va avanti a forza di momenti di espansione a cui si susseguono momenti di ricezione, di regressione. Bene, dobbiamo persuaderci che viviamo in un momento di regressione. È compito degli scrittori, cioè compito di coloro che credono di avere qualcosa da dire agli altri, è quello di sapere sopportare, gestire e in qualche modo, in un certo senso, curare questa zegressione, va bene, perché la vita possa continuare per il meglio. Voglio... Posso leggere un testo? Sì, e a questo punto, bellissimo, allora, ascoltiamo. Un testo che dedico alla donna. È un brevissimo testo che fa parte di una mia raccolta di una ventina d'anni fa. Mare placato. Ora sì, quasi mi affonda la mia barca stanca. Godo come in sogno, per suave paura o per ebbrezza di visione che s'allunga
a lontani confini, ove l'occhio si perde e si consuma la voglia di infinito. Questo testo porta come titolo Donna. Vi faccio un applauso a tutto meritato. E volevo ricordare che nel quinto volume della storia della civiltà letteraria italiana, edito da Utet, si legge di Elio Giunta, poeta che è rivolto alla costante interrogazione del cuore, alla riflessione attenta della vite, a un brivido di ironia nella contemplazione dei casi, dell'esperienza, della visione, del tempo che passa, sempre con il senso della vacuità del poco fatto di fronte al molto progettato e sognato. È il carattere, ecco, di dolente, dice, scrive ancora, paziente malinconia, che si riscontra anche nella sua opera narrativa. Il suo libro La storia della civiltà è, appunto, affronta i tre elementi della civiltà e ne spiega le crisi. Una delle prossime opere accadeva nel 68, che è un romanzo che uscirà. Sta per uscire, ecco, questo mio romanzo che porta per titolo Accadeva nel 68. Ecco, sì, accadeva. Tenendo presente che il titolo vuol dire che le cose che io narro sono cose che solevano accadere nel 68, ma sono praticamente delle vicende che riguardano tutti i tempi. Riguardano assolutamente tutti i tempi. Difatti il 68, più che una data storica in questo mio romanzo, rievoca un'idea, cioè l'idea di quello spirito di rottura e di eversione che ci fu nel 68 e che in questo mio romanzo è impersonato dalla figura di una ragazza. È una storia di amore complessa, va bene, che ha una svolta drammatica e anche una svolta, vorrei dire, sociologica, nel senso che c'è, che i personaggi esprimono, va bene, sia la parte contestataria e diversiva che fu del 68, va bene, sia, va bene, quella coscienza di drammaticità della vita di tutti che noi altri attraversiamo, perché noi tutti siamo sempre convinti di fare delle scelte, cioè di organizzare le cose della nostra vita, invece non facciamo altro che essere costretti a obbedire alle circostanze e alla casualità che il destino impone a tutti. Io spero, va bene, e con questo romanzo credo di in un certo senso di dare l'addio a tutti i miei amici lettori ed estimatori, dando loro appunto questo messaggio di accettazione della vita e del destino, va bene, che ci tocca proprio perché facciamo parte del genere umano. Allora io voglio acchiappare una parola per avere ancora, perché cioè, ha chiuso veramente e non c'è altro da dire, però ha detto una parola, ecco, mi piace questo addio e acchiappo questo padre buono, misericordioso, che sicuramente ci ha creati per qualcosa di buono, sicuramente. E allora voglio acchiappare una delle sue parole: lo si è poeti e si è in possesso, non perché si è in possesso appunto di un titolo eccetera, ma questo fattore di offrirsi agli altri. Ecco, il professore Elio Giunta, quando scrive questa parola, ecco, questo essere poeta, questo vedere il mondo, il tempo, fermare il tempo come lo ha fatto per tanti anni per noi, per darci quelle parole, cos'è questo senso di offrirsi agli altri? Ecco. Beh, intanto bisogna dire che poesia è la eccezionalità
della parola che corrisponde a una certa eccezionalità dello spirito. Intanto prendiamo questo concetto importante, va bene, che fa anche giustizia di molta cosiddetta poesia che Roberto da niente a che vedere con quelle che sono le parole dei grandi poeti, di coloro che hanno fatto la storia della poesia italiana ed europea, va bene. Ma poi perché tu scrivi la poesia? Tu scrivi la poesia perché ciò che hai profondamente dentro di te non resti in te, ma passi agli altri, cioè sia fruibile, va bene? Cioè, l'unica giustificazione dello scrivere poesia è proprio questo, va bene? Volere che la propria parola eccezionale vada agli altri, va bene? Perché si tratta di parola spesso non corrispondente a un rigore logico-matematico, ma è una parola, come io dico in un celebre testo titolato La Capanna, che piaceva tanto ai miei amici qui, giorni fa la leggevano, va bene? Va bene? C'è alla base il sentimento, come per esempio l'amore, è che il sentimento dissolve le note del tempo, e c'è scritto in questa poesia: lascia come un sibilo infinito. Io ho avuto questo privilegio oggi, grazie professore Giunta. Un'altra poesia. Posso? Mi sembra che ci stia bene in questa trasmissione il ricordo di colei che mi è stata vicino, va bene, e mi ha sostenuto in tante manifestazioni culturali. Mia moglie, scomparsa il 30 di giugno del 2020, a lei è dedicato questo testo poetico col titolo Sensazioni al tramonto. Quando il verbo domani per me non avrà più lo stesso senso, ti chiederai avvezza a sostenermi se ce l'ho fatta non aver paura, se il passo alla frontiera è stato duro o agevole per quanto consentito alle povere gambe che tu sai. O forse, volgendoti indietro sul mucchio dei fogli sparsi, un grido di disappunto emetterai perché ti sei scordato d'avere con te almeno le righe stese insieme dall'amore. Così succede sempre che improvviso ti s'apre il precipizio dell'eterno e non c'è tempo che al bagaglio si aggiunga un'ultima parola, quella sospesa in bilico da tempo nel tacito pudore degli affetti. Non è monito questo, non pretesa di eccesso di sapienza, ma solo invito a star vicino al soffio dell'attimo quieto, se un tramonto ancora si contempla di luce misteriosa come un dono. Il testo fu composto di fronte allo splendido mare di Capo di Orlando,
dove le onde ancora si muovono e creano quel bellissimo azzurro che dà pace. Grazie professore Giunta di averci fatto questo grande dono, e io ho avuto questo piacere all'età di 92 anni di avere, ecco, il nostro professore caro poeta Elio Giunta qui nella nostra puntata. Grazie alla signora, grazie Roberta, che appunto, ci ha fatto compagnia. Alla magnifica. È un privilegio per noi. Grazie averla che sei stata accanto a me. Sempre. La sua assistente, quindi ecco. E allora qui appunto da Palermo ringraziamo, e alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.